Questa è una domanda classica, perché i cattivi se la passano bene. Poi alla fine Dio paga ognuno nella moneta che lui vuole, nella valuta che lui vuole. Per questo uno valuta, scusa, per questo uno valuta di più la vita materiale, il godimento, i soldi, le case, tutte queste cose qui. E chiaramente ogni persona, che sia laico, religioso o no, qualsiasi via di mezzo, c'ha un po' di buone azioni e un po' di peccati, chi più chi meno, ma la perfezione è perfettamente cattivo, perfettamente buono sono estremi molto rari. Ok? Come che è raro essere un tzaddik perfetto, così è anche raro essere un rasha perfetto. E dunque ogni persona ha delle mitzvot per cui si merita una ricompensa e ha delle averot per cui si merita una punizione. Se Dio ti deve pagare, ti paga per tutto quanto, tutte le cose che hai fatto bene riceverai la ricompensa e tutte le cose negative riceverai la punizione. La domanda è: cosa vuoi? Vuoi che Dio ti paga la ricompensa a questo mondo e la punizione in inferno? O preferisci che Dio ti paga la punizione in questo mondo e la ricompensa in paradiso? Per un terone, soi disant, intendevo dire una persona materiale, che interessa a lui le cose materiali di più, e dunque lo soprannominato terone, lui nel paradiso non interessa tanto. Preferisce essere pagato in questo mondo per farsi una bella vita. Per uno tzaddik, lui in questo mondo materiale non interessa tanto. Se deve soffrire, preferisce soffrire in questo mondo per poi potersi essere, avere solo del bene in paradiso. Per cui Dio, Rezon Yireavias, Dio fa la volontà di quelli che lo temono. Vuoi essere pagato in questa maniera? Non c'è problema essere pagato in questa maniera. C'era una volta, penso che era Rebbe di Satmar, non mi ricordo, e stava viaggiando in carrozza e c'era con lui una persona, un ricone, che non era osservante. E lui si vantava con la Rebbe e diceva: guarda, io non sono osservante, non faccio la Torah, non faccio il mitzvot, guarda come sono ricco, c'è una bella vita qui là, tu guarda come sei. E la Rebbe le ha risposto: ma di un po', tu hai letto Shema una volta nella tua vita? Sì, perché quel tempo lì tutti erano religiosi, poi c'è qualcuno che hanno sgarrato, ma la maggior parte sono cresciuti da piccoli nella religione. Sì, ho detto Shema, guarda, tutta la ricchezza che tu hai, tutto il bene materiale che tu hai, non è neanche la ricompensa di aver detto Shema una volta. So che Dio sta pagando in questo mondo.